Il Faro Online a Roma accanto ai lavoratori che stanno manifestando sotto la sede della Thales Alenia Space. Un film già visto, l'abbiamo visto negli anni scorsi con l'Alitalia Maintenance System, un'eccellenza italiana che viene piano piano spacchettata, portata all'estero fino a depauperarne le possibilità e farla morire. È quello che temono i lavoratori, ecco perché sono oggi qui a manifestare. Sono 41 anni che sono qui in questa azienda, quindi ne ho viste molte e questo è soltanto l'epilogo di un qualcosa che comunque ci aspettavamo un po' tutti, perché stiamo vedendo un lento depauperarsi delle attività strategiche per un'azienda aerospaziale che stanno piano piano migrando verso la Francia, e questo a noi in questo momento non può starci bene. Un'azienda, se la vuoi mettere in difficoltà, gli tagli le radici, e le radici di questa azienda sono per esempio in questo ultimo fatto l'ufficio acquisti che sta per essere trasferito, ed è un settore molto strategico per un'azienda come questa. Ma diciamo che questa manifestazione è stata organizzata per il licenziamento di due nostri colleghi, al di fuori di tutte le regole che nel tempo siamo stati come sindacato abbiamo costruito. Sono arrivate così all'improvviso ed è solo la punta dell'iceberg di un'azienda che da eccellenza italiana sta diventando, è diventata una colonia francese, nel senso che i francesi che fanno parte della joint con noi stanno portando in Francia tutte le attività e tutte le eccellenze di qualità delle attività che facciamo qui, che abbiamo sempre storicamente fatto in Italia. I responsabili stanno in Leonardo Finmeccanica, perché Leonardo praticamente non è presente nessun tipo di opposizione a quello che i francesi vogliono fare. Noi vorremmo riappropriarci delle nostre competenze, fermo restando che non siamo contro un'alleanza, ma non può diventare un'alleanza, non può diventare una colonizzazione dell'industria italiana d'eccellenza. Come organizzazione sindacale UGL dei metalmeccanici di Roma, oggi siamo qui a fianco dei lavoratori della Thales Alenia Space, che oggi scioperano a fronte dell'ennesima azione intrapresa dalla governance nei confronti dei lavoratori a cui non condividiamo nel merito e nella forma. Questa è un'azienda strategica dal punto di vista europeo, leader nell'ambito della ricerca e sviluppo, della produzione di sistemi spaziali, nonché nel sistema di pilotaggio remoto dei satellitari. Questa è una realtà ultraquarantennale che è presente nel nostro territorio romano, ma soprattutto italiano. Sono anni ormai che assistiamo indifesi e impotenti di fronte a questo predominio transalpino, e noi qui siamo oggi a rivendicare un ruolo importante per sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le istituzioni, nonché la quota di Leonardo del 33% che dovrebbe avere voce in capitolo, cosa che invece non effettua.